Frontiere News, di cui sono redattore, è un web magazine che si occupa da circa un anno di integrazione, immigrazione, diritti umani e tutte le tematiche che comunque orbitano intorno a queste macro tematiche. E in qualità di inviato, ma soprattutto come volontario di un'associazione umanitaria che si chiama Coevema, sono stato l'anno scorso a Lampedusa nell'immediato periodo post-emergenza, cioè nel periodo in cui a livello mediatico non c'era più la copertura che abbiamo registrato abbondantemente verso metà e fine marzo, ma periodo in cui i problemi, le difficoltà in cui i migranti versavano erano comunque chiare, palesi ed erano alla luce del sole, nonostante non c'era copertura mediatica. Siamo stati circa una settimana appunto a Lampedusa. E non abbiamo avuto accesso nei centri di detenzione, quindi abbiamo potuto soltanto testimoniare quella che era la realtà fuori e abbiamo prestato assistenza ai migranti che ogni notte a centinaia comunque arrivavano lungo il molo. Una cosa che su cui voglio porre enfasi è che nonostante appunto perché alla luce del sole, quindi tutti potevano vedere quello che accadeva, non avvenivano torture come quelle che abbiamo registrato prima, come quelle che abbiamo ascoltato prima, vi erano comunque degli atteggiamenti che un paese democratico e civile, quale l'Italia si definisce, non può e non deve avere. Innanzitutto, quando i migranti arrivavano alle coste di Lampedusa, c'era pochissima assistenza, c'era la Croce Rossa che dava. La Croce Rossa ha fatto veramente un buon lavoro, ma finiva lì, poteva dare un po' d'acqua, ma c'erano questi migranti che appunto per giorni e giorni viaggiavano senza aver mangiato nulla e senza aver bevuto nulla, quindi l'acqua che la Croce Rossa dava finiva praticamente subito. Noi con questo coordinamento Coevema abbiamo dato assistenza sia dando acqua, dando cibo comunque che potevano consumare sul momento, dando coperte e materassini, tutto ovviamente sigillato, per affrontare le prime ore di spaesamento, come si diceva appunto, di questa atmosfera in cui non si capiva nulla, perché ovviamente i soldati che erano lì non dicevano nulla. Era una situazione veramente terribile per loro. Una volta che questi migranti venivano assistiti per quel minimo che comunque le istituzioni hanno fatto, venivano caricati su dei bus dell'agenzia Lampedusa Accoglienza e venivano smistati, uomo, donna. C'era un uomo un funzionario che diceva in maniera del tutto asettica, uomo, bambino, uomo, donna, per smistare queste persone qua, veramente come se fossero pacchi postali. Questo è quello che abbiamo registrato una volta che i migranti appunto sono arrivati sul molo di Lampedusa. Però in questo periodo, in questa settimana in cui siamo stati a Lampedusa, abbiamo avuto anche modo di stare con le persone che dall'aeroporto di Lampedusa sarebbero state rimbarcate per i vari aeroporti smisti in Italia, quindi alcuni sarebbero andati in Sardegna, altri in Puglia, altri non so dove. E queste persone veramente bivaccavano per giorni in questa sala d'attesa dell'aeroporto, senza avere spiegazioni, senza avere un minimo di assistenza, e con i bambini che cercavano di improvvisare qualche gioco per passare il tempo, per distrarsi. Ovviamente il tutto non veniva comunicato da parte delle forze dell'ordine. E in questo frangente si è verificato quello che prima si diceva avveniva all'interno dei centri di detenzione, cioè che cosa è successo. Non davano per niente la possibilità a queste persone di comunicare con le proprie famiglie. Molte persone hanno visto che avevo un telefono, si sono avvicinate chiedendo disperatamente di poter parlare. Alcuni mi hanno detto: "Guarda, sono mesi che non sento mia madre", ma ragazzi di 15-16 anni. "Sono mesi che non sento mia madre, voglio almeno dirle che un figlio è vivo, perché mio fratello è morto in un naufragio." E i poliziotti si rifiutavano che queste persone potessero dare appunto notizie ai propri familiari. E io
non visto, cercando di, appunto, di non essere visto, ho ignorato l'ordine della polizia, ho dato il mio telefono per queste comunicazioni che, voglio dire, dovrebbero essere la prima cosa che bisognerebbe garantire a queste persone che, ribadiamo, non hanno commesso crimini. Loro avevano ricevuto questo trattamento per il semplice fatto di essere lì. Questa è la cosa gravissima. Quindi i trattamenti che abbiamo ascoltato dalle testimonianze avvenivano in maniera ovviamente ridotta, perché alla luce del sole, anche all'aperto. E anche se, appunto, non ci trovavamo nel periodo definito di emergenza, erano i primi di aprile, quindi comunque gli sbarchi avvenivano su base regolare, la puzza delle latrine si sentiva, i piatti di maccheroni per terra comunque c'erano, e tutto quello che stavo detto prima avveniva anche se, appunto, non si era nella situazione di emergenza. Questo perché lo dico? Perché io credo che le parole sono molto importanti e dobbiamo anche capire cosa significa emergenza. Emergenza è un qualcosa che, appunto, emerge rispetto ad una situazione normale. E a livello mediatico è stato fatto un grosso errore, perché veniva data, appunto, questo bombardamento mediatico per un periodo di emergenza a Lampedusa, di emergenza immigrati, proprio per dare l'impressione che stavamo per ricevere un'orda di invasori che avrebbero sovvertito il nostro ordinamento o non so cosa. E successivamente, dopo questa campagna veramente inumana, semplicemente non se ne è più parlato, benché le difficoltà c'erano comunque. Voglio concludere leggendo qualche piccola testimonianza che sono riuscito a raccogliere parlando con i migranti, e con i migranti oppure con persone che erano andate a Lampedusa per cercare migranti, per cercare fratelli, cugini o comunque persone che conoscevano, di cui non avevano più traccia da molto tempo. Voglio raccontare la storia di Ahmed, che è un ragazzo somalo. Ahmed è scappato dalla Somalia, dal suo paese, perché non c'era niente che lo tratteneva lì. La situazione sappiamo bene com'è in Somalia. E ovviamente un ragazzo di poco più di 25 anni non è difficile che abbia un futuro in quelle condizioni, e ha deciso di raggiungere la Libia. Raggiunta la Libia, ha visto che anche lì la situazione non era delle migliori e ha deciso di imbarcarsi per Lampedusa, questo ovviamente prima degli accordi, appunto, di cooperazione tra Italia e Libia. Una cosa che lui mi ha detto, che mi ha lasciato assolutamente sconvolto, è che i poliziotti lo hanno trattato veramente bene. Questa cosa, all'epoca forse c'erano procedimenti diversi, non so, però lui mi ha la testimonianza di aver ricevuto un trattamento veramente buono dai poliziotti. Perché Ahmed era lì? Perché aveva ricevuto la notizia in maniera non ufficiale, quindi non c'erano autorità o uffici preposti a comunicare ai parenti che soggiornano regolarmente in Italia che c'è stato un naufragio e che quindi un possibile parente potrebbe essere rimasto coinvolto in questo naufragio. Tramite vie traverse ha saputo che suo fratello, che appunto era partito dalla Somalia tramite rotte assurde, è arrivato fino in Tunisia e da lì si è imbarcato, ha saputo che era rimasto coinvolto in un naufragio. E capite bene la sua disperazione quando, andando a chiedere a Lampedusa negli uffici preposti, ha scoperto che effettivamente suo fratello era lì. Perché vi racconto questa storia? Adesso io comunque sono in contatto con Ahmed, lui non è più in Italia, è andato in Finlandia, adesso sta lavorando lì e ha invitato i suoi fratelli a fare la stessa cosa, a non raggiungere l'Italia, perché, parola di Ahmed, in Italia non c'è niente da fare per loro. Questo va detto proprio per quello che si diceva prima. Nell'incontro precedente, non è vero che sono disperati, loro hanno molte speranze e forse a volte hanno anche troppe speranze. A Lampedusa alle 3 di notte c'era un barcone con circa 300 migranti, tutti tunisini, diciamo l'età media era 18-21 anni come range, e c'era un ragazzo che fumava continuamente, per aver avuto un 16 anni. Io gli chiesi in inglese come mai stesse fumando così tanto, lui mi dice
le parole che ho sentito prima, ho paura, tu non hai idea di cosa significa stare di notte sul mare. E gli ho chiesto come mai fosse venuto qui in Italia. E lui ha detto, in Tunisia ci dicono che in Italia si fanno soldi a palate. E io gli ho detto, guarda, spero per te con tutto il cuore che la tua situazione sia questa, però onestamente non è così. Quindi c'è proprio una rete di persone che dalla Tunisia spinge questi migranti a lasciare il proprio paese in un'ottica di un qualcosa che sanno a priori che non si avrà, e gli scafisti e comunque gli organizzatori di questi viaggi della morte, come li chiamo, parlando con alcuni dei migranti che mi hanno raccontato un pochino le loro disavventure, mi hanno detto che queste persone sono veramente, hanno compiuto azioni veramente disumane. Finisco questa cosa e poi concludiamo. C'era questo ragazzo, Mohamed, un ragazzo tunisino che adesso è regolarmente qui in Italia, ma diversi anni fa è entrato come clandestino, o meglio, ha provato ad entrare come clandestino, è stato 2 settimane in Tunisia, in una cantina, insieme a forse 100 persone, tutte in attesa di prendere la prima barca disponibile, e sono state 2 settimane in questa cantina buia, ogni tanto, una volta al giorno, veniva dato un minimo di acqua, un minimo di cibo per poter sopravvivere. I più deboli non ce l'hanno fatta, ovviamente tutto era stato già pagato, quindi gli scafisti avevano già incassato la loro quota che corrisponde a circa 4 mesi di lavoro di un operaio in Tunisia, quindi capite che c'è un investimento economico per partire veramente terribile, e quei pochi che sono riusciti a sopravvivere a questa detenzione, a questo sequestro, chiamiamolo così, di 2 settimane in questa cantina, sono dovuti partire dalla Tunisia di notte, per non essere presi dal radar, la barca non si avvicinava più di tanto alla riva, e Mohamed, questo ragazzo, mi diceva che lui è stato sopraffatto dalle persone che cercavano di entrare sulla barca, ed è stato per forse 1 minuto e mezzo sepolto in una fanghiglia che era proprio la sua riva, e pensava di morire. Poi le cose sono andate diversamente, però questo per dire, qui ho finito, che c'è veramente una rete, come abbiamo visto prima, una rete di persone che non è soltanto lo scafista che rappresenta un po' la punta dell'iceberg, ma c'è una rete di persone che organizza questi viaggi, che è disposta a tutto pur di appunto lucrare sui problemi dei migranti.